Un viaggio nel cuore della Val di Susa, in Piemonte, sui sentieri dell'antica via Francigena. Circondate da maestose vette e paesaggi alpini, si scoprono emergenze naturali e luoghi di culto dove resta indelebile l'impronta millenaria della storia. Dalla magia dei boschi di abeti, larici e finicembri, alle profondità delle forre scavate nella roccia, per arrivare alla Sacra di San Michele, dove storia e leggenda si intrecciano fin dalle sue misteriose origini. Questi gli scenari che andremo a scoprire nella puntata di Sentieri d'Italia. Siamo in Val di Susa, nel cuore delle Alpi piemontesi. In questo territorio si sviluppa una delle arterie principali della via Francigena che collegava l'Inghilterra a Roma. I pellegrini percorrevano l'antica via entrando in Italia attraverso i valichi del Moncenisio e del Monginevro e poi scendendo verso valle. In questa puntata di Sentieri d'Italia andremo a scoprire le importanti testimonianze storico-religiose che i viaggiatori della fede disseminarono tra queste montagne e anche le bellezze naturali che devono aver affascinato i pellegrini di un tempo. Dalla Valle Stretta al Gran Bosco di San Bertrand, fino agli orridi di Chianocco e Foresto, per poi salire attraverso l'antica mulattiera che raggiunge la Sacra di San Michele, dominando tutta la valle. La Val di Susa è una delle principali valli delle Alpi, conosciuta per i suoi impianti sportivi, tra i quali il comprensorio sciistico della Via Lattea, che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2006. Al confine con la Francia, questa valle è la custode della cultura occitana, che dalle Alpi ai Pirenei conserva una lingua antica, feste e tradizioni immutate nel tempo. Rispetto alle altre valli di confine tra Italia e Francia, quella di Susa possiede i valichi alpini più agevoli e hanno permesso fin dall'antichità scambi di popoli e merci. Terra di grande valore strategico, palcoscenico prediletto di gran parte della storia d'Europa, la Valle di Susa fu Claustrum Italiane, la chiave d'Italia, per i cartaginesi di Annibale, via di transito per Giulio Cesare e Costantino, sentiero fortunato per le armate di Carlo Magno, che da qui entrarono in Italia sconfiggendo il principe longobardo Adelchi. Tra queste montagne passarono gli imperatori tedeschi del Sacro Romano Impero, i re di Francia e poi i Savoia, che proprio dal controllo di questi passi iniziarono il lungo cammino che li ha portati a guidare il Risorgimento. Passaggio obbligato non solo per sovrani, eroi e guerrieri, ma anche per uomini di fede che individuarono in questa valle un tratto importante e strategico della via Francigena, l'itinerario dei pellegrini chiamato il Cammino del Cielo. Per la puntata di oggi, che inizia a 1800 metri di quota, ho scelto un abbigliamento modulare, un gilet antivento che mi sarà comodo in alta montagna e poi anche quando arriveremo in pianura, le scarpe da trekking, i bastoncini e una bottiglia d'acqua nello zaino. A pochi chilometri da Bardonecchia, la Valle Stretta è un piccolo paradiso naturalistico racchiuso fra imponenti pareti calcaree. Anche se l'unico accesso è dall'Italia, siamo all'interno del territorio francese. Nonostante ci troviamo ben oltre i 1700 metri di quota, mi trovo nel mezzo di una fioritura straordinaria. Decine di varietà floreali intorno a me testimoniano una ricchezza inusuale per queste montagne, determinata dal fatto che qui ci troviamo in una zona di rocce calcaree. Thank you.
E dopo i coloratissimi e spettacolari prati della Valle Stretta, una lunga camminata ci porterà verso Ulx. Siamo a Ulx, il primo paese che i pellegrini incontravano dopo aver superato i valichi del Mon Cenisio e del Mon Ginevro. Qui ancora oggi, nel centro storico, si possono notare i segni del passato medioevale, nelle vecchie case, nelle fontane in pietra e nella torre dei Saraceni risalente al XII secolo. Poco distante parte il sentiero che ci porterà al Gran Bosco di San Bertrand. Da Monfol, punto ideale di partenza del percorso nel bosco, sarà possibile immergersi tra esemplari di abeti, larici e pini cembri, specie arboree caratteristiche di questo panorama alpino. Il Parco Naturale del Gran Bosco di San Bertrand costituisce un importante patrimonio ambientale grazie ai suoi 700 ettari di foresta. I numerosi percorsi del parco incrociano il leggendario Sentiero dei Franchi, percorso da Carlo Magno per sorprendere il re dei Longobardi, Desiderio, nella famosa battaglia del 774 alle Chiuse. Qui, vicino all'abete rosso, è facile incontrare il pino cembro, che solitamente vive a quote più elevate insieme all'arice. Il pino cembro è uno degli alberi caratteristici della montagna. Il suo legno, estremamente resinoso e odoroso, è sempre stato utilizzato per fare mobili. Con una particolare curiosità, le donne di montagna si facevano fare l'armadio per il corredo con il legno del pino cembro, perché anche a distanza di decine e centinaia di anni, il suo profumo e la sua resina riescono a tenere lontani gli insetti e le tarme. Molte zone del Gran Bosco sono colonizzate dall'abete rosso, una conifera abbastanza rara nelle Alpi occidentali, qui invece molto presente grazie a un microclima che favorisce il ristagno dell'umidità. L'abete rosso è una pianta prepotente. Dove cresce, riesce a far sparire le altre specie vegetali che devono necessariamente spostarsi verso quote superiori. Usciti dal sentiero che attraversa il Gran Bosco, seguendo l'antica via Francigena, proseguiremo verso Susa, città antichissima, ricca di testimonianze storiche. Susa viene chiamata la chiave d'Italia per la sua posizione strategica, alla confluenza delle strade che arrivavano dalla Savoia e dal Delfinato. Tra i popoli antichi che l'abitarono vi furono i Liguri e i Celti. Poi, guidati da Giulio Cesare, arrivarono i Romani che, dopo aver stretto alleanze con le popolazioni locali, iniziarono la loro colonizzazione. Dello splendore raggiunto in epoca romana, la città conserva l'Arco di Augusto, le Terme Graziane e l'Arena Romana. La chiesa di San Francesco del XIII secolo è primo edificio francescano in Piemonte, legato al passaggio del santo a Susa durante il suo viaggio verso la Francia. Lasciamo anche Susa e proseguiamo verso Bussoleno per avventurarci negli orridi di Chianocco e Foresto. Dal centro del piccolo paese di Chianocco parte il sentiero che si inoltra nelle pareti strapiombanti dell'orrido, caratterizzato da una flora molto particolare.
La riserva di Chianocco è l'unica area del Piemonte dove il leccio cresce spontaneo. Lo possiamo ammirare abbarbicato alle ripide pareti rocciose a monte dell'Orrido. La presenza isolata di questa quercia sempreverde, tipica della macchia mediterranea, è considerata un relitto delle mutazioni climatiche di millenni passati. Il rumore che sentite alle mie spalle è la voce del torrente Prebek, che precipitando da 2400 metri di quota, in milioni di anni ha costruito il capolavoro naturale dell'Orrido di Chianocco. Uno dei modi più affascinanti per affrontare questa bellezza naturale è percorrere la via ferrata che lo incide diagonalmente dall'inizio alla fine. Un'avventura sicuramente interessante per chi è in grado di compiere questo tipo di attività sportiva. Ovviamente per un'impresa del genere è necessario avere l'attrezzatura adeguata, l'imbragatura, il cordino, i moschettoni e anche le competenze necessarie per affrontare quello che viene considerato il primo stadio dell'attività alpinistica. Indossato l'imbrago, cordino, moschettoni, siamo pronti per partire. Sempre accompagnati dal frastuono del torrente Prebek, abbiamo raggiunto la cima della montagna lungo la via ferrata. Adesso ridiscendiamo verso Bussoleno, dove nel fondovalle raggiungeremo Sant'Ambrogio, punto di partenza dell'antica mulattiera che ci porterà verso la Sacra di San Michele. Sulla via dei pellegrini sorsero altri luoghi spirituali che in passato offrirono ristoro e ospitalità ai viandanti, come l'abbazia della Novalesa. Fondata nel 726, raggiunse il massimo splendore in epoca carolingia, accogliendo più di 500 monaci e divenendo un importante centro di preghiera, cultura e operosità agricola. Lo stesso Carlo Magno risiederà qui per lungo tempo prima di attaccare i Longobardi alle chiuse di San Michele, contribuendo così a rendere l'abbazia molto potente. In quel periodo fu inaugurata la rinomata biblioteca dove i monaci amanuensi erano soliti trascrivere e miniare i codici. Oggi l'abbazia è un importante centro per il restauro dei libri antichi, curati nei preziosi dettagli dai monaci benedettini, che con minuziosa abilità e pazienza, giorno dopo giorno, salvaguardano numerosi volumi dal logorio del tempo. Siamo arrivati nell'abitato di Sant'Ambrogio, davanti alla chiesa di San Giovanni Vincenzo. L'altimetro segna 365 metri. Da qui parte l'antica mulattiera utilizzata nei secoli da migliaia di pellegrini per raggiungere la Sacra di San Michele, un complesso imponente e suggestivo che domina dall'alto lo stretto ingresso della Valle di Susa e la pianura verso Torino. Aggirato l'edificio religioso, passando accanto al campanile risalente all'undicesimo secolo, la strada inizia a salire e, superata la piccola chiesa di San Rocco, prosegue fino all'inizio della mulattiera. La sacra si erge ciclopica sulla sommità del Monte Pirchiriano, all'ingresso della Val Susa, in una posizione ben visibile a tutti i pellegrini che varcavano le Alpi per dirigersi verso Roma o in Terra Santa. La via selciata, per buona parte del suo sviluppo, si arrampica con numerosi tornanti lungo i versanti settentrionali del Monte Pirchiriano.
La mulattiera è segnata da 14 croci che rappresentano le stazioni della Via Crucis. In 50 minuti di cammino, superando un dislivello di 350 metri, il mio altimetro segna 715 metri sul livello del mare, siamo arrivati alla 14ª e ultima stazione della Via Crucis, poco prima dell'abitato di San Pietro. Un grande disco di pietra commemorativo del giubileo del 2000 segna l'uscita del sentiero dal bosco. Da qui ci vorranno ancora 20 minuti a piedi per raggiungere la Sacra di San Michele. Dai prati fioriti della Valle Stretta, circondati dalle maestose vette delle Alpi, fino ai boschi di abeti bianchi e rossi di Salbertrand, dagli orridi scavati fra le rocce, fino a Susa e poi su, attraverso la mulattiera che conduce alla Sacra di San Michele. Un viaggio sui sentieri della Val di Susa, seguendo le tracce degli antichi pellegrini che percorrevano la Via Francigena, scoprendo i luoghi di culto dove resta indelebile l'impronta millenaria della storia. A quota 900 metri termina la nostra salita. Dopo un'ora e mezzo di cammino abbiamo raggiunto la cima del Monte Pirchiriano, dove sorge l'antica Sacra di San Michele, monumento simbolo della regione Piemonte che ispirò il celebre romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa. Iniziata negli ultimi anni del Novecento attorno ad una chiesetta dedicata all'Arcangelo San Michele, la costruzione della Sacra continuò nel corso di 4 secoli, fino al 1300. Divenendo uno dei più celebri monasteri benedettini d'Europa e meta di pellegrinaggio al centro del percorso fra Mont Saint-Michel e il Gargano. Secondo la leggenda, alla fine del X secolo, il vescovo di Ravenna, Giovanni l'Eremita, volle iniziare una piccola chiesetta sul Monte Caprasio, sull'altro versante della valle, in onore dell'Arcangelo San Michele. Ogni giorno accumulava i tronchi d'albero necessari, ma ogni notte, per intervento divino, uno stuolo di angeli e di colombe trasportava le travi sulla montagna di fronte, il Pirchiriano. Giovanni l'Eremita, comprendendo essere volontà del Signore che la chiesa venisse costruita sulla montagna opposta a quella da lui prescelta, seguì il volere divino. Dall'ingresso si raggiunge la Sacra salendo attraverso lo Scalone dei Morti, un tempo luogo di sepoltura dei monaci benedettini. Lungo le pareti si notano ancora le ampie nicchie dalle quali apparivano, fino ai restauri degli anni 30 del secolo scorso, gli scheletri dei monaci. In cima al ripidissimo scalone si trova la misteriosa Porta dello Zodiaco, così chiamata perché sullo stipite di destra, per chi sale, appaiono i segni zodiacali e su quello di sinistra altre costellazioni. La colonna dei segni zodiacali presenta una curiosità. Le formelle sono 11, anche se i segni zodiacali sono 12, perché in realtà lo Scorpione trattiene fra le chele la bilancia. Rosa Carmela. Salendo un'ultima rampa di scale in pietra verde sotto il gioco di 4 imponenti archi, si arriva al Piazzale del Paradiso, da cui si accede alla chiesa dedicata a San Michele.
La chiesa, a tre navate, è stata innalzata sull'estremo sperone roccioso del Monte Pirchiriano, la cui cima affiora sotto un pilastro al suo interno. Il suo insieme mostra il progressivo trasformarsi dell'arte romanica in gotica dal secolo XII al XIII. Un luogo mistico, dove il silenzio è interrotto solo dall'armonia dei canti gregoriani. Dalla chiesa scendiamo nella cripta. Questo è il cuore dell'intero complesso dell'abbazia della Sacra di San Michele. È stata fondata nel 980 da Giovanni Vincenzo. Dalla chiesa si accede alla terrazza panoramica sulla sommità dell'abbazia. Purtroppo oggi non abbiamo avuto fortuna per quanto riguarda il tempo atmosferico, perché da questo punto lo sguardo si apre su una delle più belle vedute della pianura torinese, dall'intera valle alle sue montagne. Siamo sul precipizio del monte, la cosiddetta Torre della Bellalda, isolata rispetto al resto del monastero. Il GPS segna 940 metri. Anche questo luogo è legato a una leggenda popolare. Una giovane fanciulla, di nome Alda, inseguita dai soldati, raggiunse questo torrione e si lanciò nel vuoto, preferendo la morte alle mani dei nemici. Ma due angeli la sorressero portandola fino a valle, illesa. La gente gridò al miracolo e allora, confidando nell'intervento divino, la Bellalda si lanciò nuovamente nel vuoto. Ma questa volta il cielo punì la sua superbia lasciandola cadere in fondo al dirupo. Meglio non provare.